Mister, come sta la squadra in vista dell'esordio in casa? Lo possiamo dire, c'è mezza Regalbuto pronta ad affollare le tribune del Palasport Giovanni Paolo II. Ah, questo me lo auguro, insomma, dato che è costato tanti sacrifici questo approdo in Serie B, mi auguro che sabato la cittadinanza regalbutese e risponda in maniera molto positiva. La squadra sta bene dal punto di vista mentale, soprattutto perché veniamo da sì una sconfitta ma una grandissima prestazione contro una squadra che, come ho detto nella scorsa settimana, è candidata e vincerà sicuramente il campionato. La nostra prestazione è stata veramente al di sopra delle righe e speriamo e puntiamo e stiamo lavorando per ripeterci in casa dal punto di vista della prestazione e magari con un risultato questa volta molto positivo. Ecco, il presidente Contino ha detto subito dopo il match di Augusta forse sarebbe stato più giusto il pari, anche mister Paniccia la pensa così? Sì, se contiamo che due dei loro tre gol sono stati viziati da due tiri liberi inesistenti, penso che calcolando anche l'occasione che abbiamo avuto noi sul 2-1 di poter pareggiare, penso che il pareggio sia giusto, sarebbe stato più giusto. Chiaramente la mole di gioco che loro hanno costruito è stata superiore alla nostra, noi ci siamo limitati a difendere bene, a difendere alti senza timore dell'avversario e a spezzare, diciamo, le loro trame di gioco in una zona di campo meno pericolosa, quindi più lontano dalla nostra porta, e a ripartire. Ma le nostre occasioni le abbiamo avute e in conto dei fatti sarebbe stato molto più giusto un pareggio. Se l'aspettava alla vigilia questa prestazione ad Augusta contro la favorita? Noi eravamo andati lì 20 giorni prima e avevamo fatto una prestazione di altissimo profilo, cercavo una conferma. La conferma c'è stata, secondo me la prestazione è stata ancora migliore rispetto a quella dell'amichevole e faccio tanti complimenti ai miei ragazzi e un invito a continuare su questa scia, perché adesso abbiamo bisogno di punti. Ecco, cosa ripetere sabato in casa, cosa invece la squadra deve cambiare rispetto alla prestazione di Augusta? Sicuramente ripetere la grandissima prestazione difensiva, la grandissima intensità e che abbiamo insomma messo in campo e migliorare secondo me la gestione della palla. Io è un mese che lo dico ai ragazzi e lo dico anche pubblicamente, ma dobbiamo lavorare ancora meglio nel possesso della palla. Però quando tu hai una squadra dove il 90% dei ragazzi è under 21, sicuramente alcuni meccanismi, alcuni tempi di gioco, alcune soluzioni hanno bisogno di tempo per entrare comunque nelle corde della squadra e quindi mi aspetto già da sabato ovviamente un miglioramento rispetto a sabato scorso dal punto di vista del possesso della palla, ma diciamo quello che mi aspetto in maniera più concreta sono i tre punti. C'è qualcosa che la spaventa dell'avversario di turno? Niente, grazie a Dio nello sport non mi spaventa nulla, ho paura solo delle malattie.